Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti di Napoli è sempre bella. Cari amici, in questo video voglio rispondere ad alcuni amici che nella mia email napoliesempre@chiocciola.com mi hanno scritto e sono esattamente 4 amici, 3 sono fedelissimi e uno no, del canale YouTube. Bene, a questi amici voglio rispondere a una domanda, la stessa domanda che mi hanno fatto tutti e 4. E qual è questa domanda? Gianni, come mai, malgrado tu pubblichi i tuoi bellissimi video di buongiorno, poesie, eccetera, che apprezziamo molto, ti si vede poco con i tuoi video, tranne quando gioca il Napoli? È vero, è molto vero. Da un po' di tempo, diciamo che per tutta l'estate, non mi avete proprio visto personalmente, avete visto solo i miei video, quindi il canale, per quanto riguarda il buongiorno, il buonanotte, poesie, qualche barzelletta, qualche video di mio fratello gemello e papà Scopetta, ma non mi avete visto. E allora quindi vi devo dire il perché. Ringrazio questi amici che mi hanno fatto questa domanda, se non altro perché vuol dire che se ne sono accorti della mia mancanza, e questo logicamente mi fa piacere, vi rispondo con molto piacere. Allora, sono mancato diciamo per le gare, quando gioco il Napoli faccio sempre il mio video per dire la mia opinione, il mio pensiero, ma per altri argomenti sono mancato e non so quando riprenderò. Perché? Perché sono un po' dispiaciuto perché mi sento un po' trascurato. Attenzione, con questo però non voglio fare né il vittimista, ci mancherebbe altro, e né pretendere che voi mi seguiate o seguite i miei video, assolutamente no, ognuno è libero di fare quello che gli pare e piace, però io mi convinco da solo, vuol dire che se io mi impegno tanto e il mio canale non cresce, i miei video non fanno visualizzazioni, allora vuol dire che sono io che non piaccio, i miei commenti non sono interessanti, oppure perché mi piace essere serio ed obiettivo, assolutamente non volgare nei miei commenti, quindi non spacco niente, non bestemmio, non faccio fesserie, allora la gente non mi segue perché gli piace questa roba qua. Io non cambierò mai il mio modo di essere, questo è sicuro. Però, cari amici, penso un po' a tutti voi se fareste quello che faccio io con amore, con passione, no? E poi vedete che ogni video, insomma, lo guardano 100 persone che meritano il massimo rispetto e hanno tutta la mia stima, affetto e il mio rispetto, questi amici, specialmente coloro che mi dimostrano ogni giorno che mi vogliono bene e quindi che mi apprezzano. Questo è fuori discussione, però sapete com'è? Allora praticamente ti ci perdi un po', no? In questi sentimenti negativi, perché dico, ma com'è possibile? Una partita interessante, un argomento interessante, in un momento importante, praticamente non interessa a nessuno il mio video, tranne un centinaio di persone. Beh, un po' ti prende quella rabbia di dire, vabbè, ma vorresti quasi mandare a quel paese tutto. Invece non lo faccio e non l'ho fatto per il rispetto proprio di quelle poche persone che invece hanno molto piacere di seguire i miei video, che mi vogliono bene, e tra di voi c'è anche qualche tifoso della Juve, qualche juventino che, come dico sempre, come dire, per dar torto proprio a quelli che dicono che un napoletano non può essere amico di un juventino, io ho sempre detto che non credo a questa cosa, perché anche se sportivamente odio la Juventus, non significa niente quando un juventino è una persona per bene, si comporta bene e quando ragiona civilmente senza offendere, beh, perché non
averlo tra i tuoi amici. E qui nel canale c'è qualche fedelissimo che voi conoscete bene, che anche se è tifoso della Juve continua a stimarmi, a seguirmi con affetto. Ma alla fine poi, purtroppo, veramente le visual dei miei video sono pochissime. Ripeto, non è per vittimismo, vi dico questo solo per rispondere a questi amici che mi hanno detto: Gianni, perché ti vediamo così poco? La motivazione è questa, perché a volte mi convinco da solo che non piaccio, non sono simpatico, perché è impossibile essere simpatici a tutti, e che soprattutto, anche se avrei voglia di dire tante cose, devo prendere coraggio di nuovo, devo uscire da questa convinzione che io non piaccia alla gente. E l'unico modo per poterci riuscire siete voi, il vostro aiuto, soprattutto coloro che eventualmente nascostamente mi seguono, ascoltano i miei video ma non commentano mai. Se comincerebbero a lasciare un commento, a mettere un mi piace ai miei video, è chiaro che io mi renderei conto, beh, allora qualcosa si sta muovendo, c'è qualcuno che... E allora prenderei il coraggio. Invece, già prima che finisse lo scorso campionato di calcio, c'erano tanti fedelissimi che lasciavano commenti, tutti amici che io non vedo più, non leggo più nel canale, tranne qualcuno. Non faccio i nomi perché non è che sono due o tre, per fortuna, ma dovrei fare almeno una ventina di nomi. Ma per sapere chi sono è semplicissimo. Prendete un video qualsiasi, gli ultimi pubblicati, vedete i commenti, troverete 4-5 commenti, non di più. E allora praticamente sono sempre gli stessi, quei 4 o 5 amici che veramente ogni video c'è sempre il loro commento. Io li ringrazio dal profondo del cuore, perché devono sapere che proprio questi 4 o 5 sono coloro che mi danno il coraggio e la forza di essere ancora presente, di convincermi che debbo lo stesso fare i miei video proprio per rispetto a questi cari amici. Poi Dio voglia e il mondo no, che possa andare meglio. Ho esaudito, spero, mi auguro sufficientemente la risposta alle vostre domande. Quindi vi ho accontentati, vi ho detto la verità, anche se con umiltà questo mi danneggia un po', perché in questo mondo dove tutti fanno i buffoni, si atteggiano a bip e di e chi più ne ha più ne metta, io praticamente vi ho detto che mi sono convinto che forse non piaccio tanto alle persone e avranno le loro buone ragioni. Va bene. Cari amici, vi ripeto, se avete voglia di dimostrarmi il vostro affetto, mettete un mi piace ai miei video, non solo quelli in cui compaio io, ma anche altri video, e lasciate sempre un commento, perché i vostri commenti sono una testimonianza della vostra presenza. D'accordo? Un abbraccio a tutti, grazie per la gentile visione, e come sempre vi dico, anche se questo video non abbiamo parlato di calcio, al di là di qualsiasi risultato, sempre solo Forza Napoli, squadra e città.